Di Stefano, Valeria, sì, ce l'abbiamo? Se volete, ne discutiamo anche con Manlio Di Stefano, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Buonasera, allora, onorevole Di Stefano, io dico la verità, non so se lei ha sentito, io di queste fake news penso che ci siano sempre state, le bufole sui giornali, carta stampata, rete, eccetera. Però qualcuno dice che voi avete delle fabbriche di fake news legate alla Casaleggio e Associati. Questa è una fake news? Ecco, infatti la cosa bella è che tutti dicono queste cose, tutti dicono nessuno sta roba le dimostra, nessuno però le dimostra, quindi evidentemente tanto vere non sono, altrimenti visto che ci perseguitano da 5 anni con queste false notizie, qualcuno avrebbe trovato qualcosa. E sentivo tra l'altro dire che il problema è internet. Ora, supposto che internet sicuramente è tutto e contrario di tutto, però siamo davanti ogni giorno a un bombardamento, ad esempio del TG1 che raggiunge 11 milioni di persone in un colpo solo, quindi sicuramente è più permeante rispetto a internet, dove vengono raccontate balle in continuazione, come anche su Repubblica, sul Corriere, sull'Unità, sulla Stampa, su tutti i giornali più importanti, quindi sul cosiddetto mainstream, però nessuno si scandalizza se questi fanno il lavaggio del cervello agli italiani. Cioè, vi do due frasi che sembrano fantascienza, ma sono state dette da politici italiani e passate come vere. Sentiamo. In 2 anni sono morti 450 bambini per morbillo a Londra. Oppure investite e depositate in MPS, è sicura. Oppure abbiamo terminato la Salerno-Reggio Calabria, questa addirittura è Terenzi. Tutte rimbalzate sui giornali come cose vere. La Salerno-Reggio Calabria l'hanno finita la Salerno-Reggio Calabria. Anch'io l'ho chiesta una volta un quando l'ha detto non era ancora finita. Tutto questo non dovrebbe fare paura. Oppure non dovrebbe fare paura il fatto che proprio ieri il Sole 24 Ore, quindi certamente non è un organo del Movimento 5 Stelle, che ha detto? Abbia fatto uno scoop che forse qualcuno non ha notato più di tanto, ovvero che ci sono dei finanziamenti diretti che sono passati in tracciati tra l'altro dal Ministero dell'Interno, che il Sole 24 Ore fa vedere direttamente a persone legate ai programmi televisivi italiani, quindi sostanzialmente comprandosi la loro fedeltà al sistema che ai tempi alimentava. Ci sono anch'io, ci sono Greta Mauro e Nicola Porro, onorevole Di Stefano, tra questi comprati? Se no, dico se è fake o vero. L'articolo 74 non dà i nomi, quindi siete salvi per adesso. A parte lo scherzo, è inquietante secondo me, se pensiamo che significherebbe comprarsi realmente la stampa a servizio con soldi pubblici, addirittura, perché triangolavano dalla Banca di Vicenza tramite i ministeri. Dico, io vorrei dire una cosa molto chiara. Secondo me bisogna smettere di combattere le fake news creandole di nuove, perché anche questo famoso articolo del New York Times di cui si è parlato, io ho pubblicato l'origine di questo articolo, non so se voi ci avete fatto caso, certo. Il New York Times rilancia un articolo che nasce da una relazione commissionata da Renzi al suo collaboratore per la cybersicurezza Andrea Stroppa, cioè lui ha creato la notizia e lui l'ha spacciata per vera, quindi senza pubblicare nessuna relazione reale, tra l'altro smentito lui dalla stessa Google, che dice che gli ID del Google Analytics non sono un'informazione attendibile. Cioè, di che stiamo parlando? Librandi. Ma io ho sentito quello che ha detto il collega del Movimento 5 Stelle e dico che dal mio punto di vista il suo partito è un partito fake, nel senso che racconta un sacco di balle ai cittadini italiani. Per esempio, la balla gigantesca è quella del reddito di cittadinanza, con la quale cercano... Però siamo sulla materia delle proposte politiche. Quella è una proposta politica. Fermi! Una balla politica che costa miliardi di miliardi e voi state cercando, raccontando questa bugia, di ottenere voti, come fate anche con i vaccini, adesso avete cambiato idea. Cioè, io non vi ho mai sentito dire una cosa intelligente. Ditemi cosa avete fatto in Parlamento, perché dato che non ho sentito una cosa intelligente, ditemi che cosa deve pulirsi le orecchie meglio in 4 anni di Parlamento. Nessuno lo capisce, quindi siete un partito fake, però abbiate pazienza, cacciaballe professionisti, no? Librandi, Di Stefano, vi prego, qua non stiamo parlando delle proposte politiche, Librandi, per quelli che delirano, quindi. Librandi, non stiamo parlando di proposte politiche, questo è un altro tema e ci possiamo discutere in campagna elettorale, faremo con 105 Matrix un sacco di dibattiti, qua stiamo parlando sul tema generale che parte prima delle proposte politiche, Librandi, cioè, ma veramente possiamo pensare che ci sia un partito che influenza la rete? Questo mi chiedo, Librandi, questo è il vero punto, capito? Io non ho parlato prima del Movimento 5 Stelle o di altre cose.
cose, ho detto che le informazioni fake fanno male alla democrazia in generale, quindi speriamo che finiscano, perché sono veramente, per quanto riguarda quella foto famosa, speriamo che la polizia preposta, questo, la polizia postale, che certo, postale, indaghi, alla fine trovi chi ha spedito questa foto in rete per primo, e così sapremo chi è responsabile, no? Quindi sono certo che ce la faremo alla fine, quindi adagio, affidandoci alla giustizia, troveremo anche il bandolo della matata. Lei lo vuole un qualcuno che controlli la rete? Qualcuno che controlli la rete? Le piacciono queste proposte, una legge sulla rete? Lo chiedo prima a lei e poi a Di Stefano. A me non piacciono le proposte di controllo in generale della democrazia, di quello che dicono i cittadini. Poi è chiaro che se queste cose vanno avanti bisogna ogni tanto mettere un controllo, o se no dire alla polizia postale di controllare queste. Vabbè, ma questo la polizia postale, perfetto, lei non vuole una legge d'emergenza, no. Cioè la polizia postale che fa quello, il suo mestiere, deve fare bene. Onorevole Di Stefano, rischiamo che ci sia una legge che inventa un organismo, un authority, che dia delle multe? Sì. Guardi, le do una risposta con due ordini di valutazione. Una, da ingegnere informatico, è una idea che non ha né testa né coda, perché è impossibile controllare la rete, e poi se controlli questa rete ne nasceranno altre, perché la rete non è un qualcosa di tangibile. L'altra, dal punto di vista politico, mi viene da dire che l'unica cosa che forse si potrebbe fare è quello che di cui già si è discusso, e anche Facebook ne ha parlato ad esempio, ovvero di creare un meccanismo per il quale dopo un tot di segnalazioni degli utenti si innesca si evidenzia quell'articolo come probabile fake, ma si rimane così, quindi nella libertà di scelta dell'utente di leggere o meno. Senta Di Stefano, lei mi faccia sfruttare la sua competenza informatica, che mi ero dimenticato che lei è un ingegnere informatico. Mi faccia chiedere una cosa: ma che è sta roba che Lega e Movimento 5 Stelle, lo stesso IDG? Io non ci ho capito nulla. Ce la spiega a noi, come dei bambini di quarta elementare? La prego, semplice. Non è così semplice spiegarla come dei bambini di quarta elementare, però la stessa Google ha risposto dicendo che qualsiasi editore che leggendo proprio il comunicato di Google, qualsiasi editore che utilizza la versione self-service dei nostri prodotti può aggiungere, i prodotti lo spiego io, sono semplicemente le pubblicità sui siti, no? Può aggiungere il codice al proprio sito. Spesso vediamo siti non collegati che utilizzano gli stessi ID, quindi non è un identificatore attendibile. Che significa? Se io gestisco due o tre siti differenti, ma ho un accordo con Google che mi dà un codice che identifica la pubblicità che va sul mio sito, io posso prendere questo codice e metterlo su più siti. Quindi cos'è possibile in questa scoperta che ha fatto Stroppa? Che la stessa persona, magari, o la stessa agenzia di comunicazione e marketing che gestisce più siti ha utilizzato lo stesso codice su più siti. Ora, siccome questi siti non sono riferibili direttamente al Movimento 5 Stelle, il tizio che li ha messi su può essere chiunque, di conseguenza potrebbe pure essere, come sembra che sia, perché sono quasi tutti la Lega in realtà questi siti, qualcuno che ha creato un sito dove rilancia anche cose del Movimento 5 Stelle per fare quattro soldi usando il nostro nome. Però, allora, parliamoci chiaro, per fare traffico mettono le cose che vanno di moda, purtroppo le fake, le cose molto paradosse vanno di moda, e in quella maniera si sono messi a fare pubblicità su siti in cui si dice c'è molto clickbaiting, utilizzando lo stesso codice pubblicitario di Google per massimizzare il profitto. Cioè soldi, cioè le bufale rendono in rete, questo è il punto? Scusi, sì, le bufale rendono economicamente, ma io sono d'accordo con lei, Porro, che non rendono politicamente, quindi chiunque pensi che ci sia un partito che può fare vincere le elezioni sulle bufale sta raccontando favole. Ma com'è possibile pensare che un partito come il Movimento 5 Stelle al 30% abbia questo consenso grazie alle bufale? Anche perché il sistema che invece ci attacca ogni giorno è molto più ampio ed è quello del mainstream, quindi voglio dire, è fantascienza. Librandi e Di Stefano, vi voglio leggere un messaggio di un ascoltatore. Controllare la rete, controllare qualcosa che è nato come strumento libero, per persone libere, mi sembra eccessivo e sbagliato. Sta all'intelligenza delle persone riconoscere una fake news da una notizia reale e tangibile, scrive Manuel da Torino. Noi abbiamo fatto una proposta di legge in tal senso, non per controllare la rete, ma per investire in educazione al senso critico e quindi nella capacità di discernere. Però la scuola, però la scuola.
la scuola, scuola e famiglia. Bisogna partire da lì. E ci sono anche in tutto il mondo corsi sull'utilizzo del digitale, perché i nostri figli vengono investiti dal digitale, non lo governano. Certo. Perché spesso anche i genitori fanno l'errore. Dobbiamo chiudere, Valeria, lo sa, mi sembra. La vedo che fa una faccia. Sì, sarebbe davvero un argomento che avrebbe bisogno di più tempo, ma purtroppo non lo abbiamo. Grazie all'onorevole Librandi. Grazie per essere stati con noi. E anche all'onorevole Di Stefano, ovviamente, del Movimento 5 Stelle.